mean money for this art, but that's not the shape of my heart. All of me, why not take all of me? Anna Simone è sociologa e ricercatrice presso l'Università di Roma 3 e ospite oggi del liceo Carolina Poerio per confrontarsi con le ragazze e gli studenti del Poerio riguardo a un tema delicatissimo e di estrema complessità. Il suo libro si intitola I talenti delle donne, pubblicato qualche mese fa da Einaudi. Abbiamo l'onore di averla qui e le domandiamo, è lei che dice non si tratta di essere differenti ma di fare la differenza. Che vuol dire oggi fare la differenza con il punto di vista delle donne? Ma vuol dire avere l'ambizione di pensare una nuova idea di politica, di economia, di gestione e di organizzazione del lavoro, vuol dire mettere a frutto la nostra differenza, quindi un approccio diciamo più legato all'autorevolezza, non all'autoritarismo, diciamo nel senso dell'ordine gerarchico classico del potere, vuol dire anteporre la pratica della relazione, cioè vuol dire diciamo usare a nostro vantaggio, usare a nostro vantaggio le caratteristiche diciamo che storicamente noi donne abbiamo messo in campo nella nostra vita, nella nostra esperienza, che per me non devono evidentemente essere quelle degli uomini, ma devono essere differenti, per provare ad avere appunto un'ambizione grande. Il mondo cade a pezzi, e cade a pezzi non da ora, insomma cade a pezzi da quando appunto il patriarcato lo ha costruito, governato e sistemato. Io credo che adesso si è in un momento in cui diciamo alle donne, le donne possono, ma non deve essere un'attribuzione, le donne possono provare a pensare delle economie alternative, dei modi appunto diversi di pensare la scuola, l'università, e questo significa fare la differenza. Finora solitamente no, il discorso sul femminismo era votato appunto sull'essere differenti, no? Cioè sulla necessità all'interno del pensiero della differenza di lavorare solo ed esclusivamente su di sé, a partire da sé. Io provo a diciamo superare questo lavoro che è stato già fatto abbondantemente e a pensare a fare la differenza come la costruzione, l'ambizione di una nuova idea di mondo, insomma. Anna Simone ha scelto e selezionato 21 donne autorevoli che danno il loro contributo in questo testo attraverso il loro punto di vista e raccontando un po' del loro percorso. Quanto è stato difficile selezionare queste 21 donne autorevoli per chiedere loro di contribuire a questo ragionamento su un nuovo punto di vista delle donne? Ma è stato abbastanza facile, perché questo libro viene da una ricerca molto grossa che avevo fatto su tutto il territorio nazionale sulla leadership femminile. Avevamo raccolto tantissime interviste, almeno 100. Delle 100 interviste che avevo raccolto, devo dire che non tutte le donne intervistate mi sembravano particolarmente interessanti, perché non mi proponevano un punto di vista veramente loro, quindi un fare la differenza nei luoghi che loro vivevano, prevalentemente diciamo luoghi legati al potere, o se non legati al potere comunque diciamo luoghi di trasmissione del sociale, della cultura, no? O comunque di un'idea di giustizia, di un'idea di libertà. E quindi non è stato difficile, perché tra le 100 ho deciso di lavorare con queste 21 donne e con queste 21 donne che avevo appunto già intervistato, perché mi sembravano delle donne molto interessanti. Non tutte le ricercatrici o le donne hanno l'orgoglio e l'onestà intellettuale di ammettere che si deve sempre partire, almeno di questi tempi, da un dato imprescindibile, che è la libertà acquisita dalle donne. Quello che domando ad Anna Simone è
quanto è grande, se è grande, il pericolo di un'autoghettizzazione e di una vittimizzazione di in questi tempi così delicati e complessi che riguardano il punto di vista femminile? Enorme, enorme, perché da un lato abbiamo appunto molte donne che dicono non c'è più bisogno del femminismo, non c'è più bisogno delle pari opportunità, non abbiamo già il governo delle pari opportunità solo perché delle donne vengono incluse, eccetera, eccetera. E poi invece dall'altra abbiamo queste retoriche discorsive intorno soprattutto al tema della violenza contro le donne, attraverso cui le donne vengono sempre raccontate come vittime. Invece no, non è così. Le donne vengono trattate male, maltrattate, bistrattate, ammazzate, eccetera, eccetera, perché hanno acquisito libertà. Se noi andiamo a leggere nello specifico la casistica, diciamo, criminologica intorno ai casi di violenza, ci accorgiamo che molto più della metà di queste donne qui sono donne che poi sono state ammazzate o sono state maltrattate perché hanno lasciato i loro compagni. Questo non si era mai verificato prima. E quindi la libertà che noi abbiamo acquisito la dobbiamo mettere a valore, soprattutto ci deve tornare utile per rifiutare qualsiasi, diciamo, produzione discorsiva che ci rende nuovamente vittime, perché noi non siamo delle vittime, noi siamo ovunque, facciamo delle cose. Il maschile questa cosa non l'ha ancora capita, deve lavorarla, deve lavorarci. E c'è anche qualcuno che mette in guardia dal rischio enorme di generalizzazione, e d'altronde la Anna Simone nel suo libro sottolinea anche l'irriducibilità alle narrazioni di superficie. La domanda è allora, cosa si risponde a coloro che mettono invece in evidenza il pericolo dell'eccesso e della raffinatezza dell'intelligenza di certe donne contro la forza degli uomini, che in molti casi rimane soltanto una forza fisica? Questo è un grande problema, perché io credo, da sociologa, che il grande problema della contemporaneità, non solo perché io lavoro molto su questo, anche proprio il mio approccio metodologico, sia proprio la modalità attraverso cui viene narrata la società. La società continua ad essere narrata attraverso stereotipi, attraverso, diciamo, luoghi comuni, attraverso una serie di elementi che mistificano la realtà e che sono molto pericolosi, perché producono soggetti, producono opinione pubblica, producono cultura. E quindi come si fa in queste situazioni? Non lo so, io non ho delle ricette, io dico semplicemente che dandosi autorevolezza e dandola all'altra, nella pratica di ogni giorno, quotidianamente, ovunque, il maschile si rimpicciolisce da solo. Non c'è bisogno di fare chissà che cosa, ma non perché si deve rimpicciolire. Io sono, appunto, proprio perché ritengo che la differenza sia fondamentale. Io non sono una di quelle donne che disconosce il maschile o ritiene che siano inferiori o cose di cui. No, io non mi muovo su questo piano. Io ho come obiettivo l'etica della relazione nella mia vita e in generale. Ovviamente affinché questo possa essere possibile, gli uomini devono liberarsi di una serie di stereotipi che continuano a mettere in atto. Così come e quanto le donne, certamente, perché se le donne hanno ancora il problema di doversi maschilizzare per gestire un ruolo di potere, quindi utilizzano gli stessi strumenti dei maschi, hanno evidentemente un problema, così come gli uomini hanno un problema nel momento in cui si devono, come dire, relazionare ad una collega donna e non tollerano il fatto che lei possa essere autorevole quanto lui. E quindi, non ci sono delle ricette, sono delle pratiche che si mettono in campo un po' ovunque, però ecco, il tema dell'informazione è un tema fondamentale, direi. In realtà pare che il problema ora nei luoghi di lavoro e di confronto pare che sia sempre lo stesso, ovvero, paradossalmente, la donna ha sempre l'onere della prova contraria, deve sempre dimostrare di non essere soltanto bella, ma deve certamente dimostrare di essere intelligente, perché si parte dal presupposto contrario. Come si gestisce allora l'analisi della differenza tra la passione di un uomo e il talento di un uomo e quella che invece è la passione e il talento di una donna? Ma guarda, io su questo dico sempre che bisogna utilizzare degli strumenti legati all'ironia, al gioco, perché è piuttosto curioso che diciamo un uomo può dire qualsiasi cosa e nessuno sta lì, no, a giudicare
la sua bellezza o la sua bruttezza, no? E invece accade questo con... Io uso l'ironia, no? Io per esempio ho giocato moltissimo quando Alexis Tsipras ha vinto le elezioni in Grecia e anche il suo ministro greco Varoufakis, che è un bellissimo uomo, no? E ho giocato moltissimo così, no? Dicendo finalmente abbiamo degli uomini belli e intelligenti in politica su scala europea. Io non credo che questi siano degli elementi determinanti, perché le donne possono essere belle o brutte, brave, meno brave, ciò che conta è che riescano a fare la differenza. Rispetto a questo, appunto, sono gli uomini che effettivamente devono cambiare segno. Però io credo anche che, per esempio, non so, le battute di Berlusconi contro Rosi Bindi o contro la Merkel, eccetera, eccetera, un po', diciamo, parlavano da sole, cioè nel senso che riportano un'idea, un senso comune di ordine sessista, però è anche abbastanza paradossale. Non darei molto peso a questo, mi interessa di più capire quanto le donne riescono a svolgere il loro ruolo nei luoghi apicali, ma anche non apicali, lavorando di autorevolezza al di là del corpo. Partire in sostanza dalla premessa della dignità della propria intelligenza. Assolutamente. Dare per scontato sì. Che esiste e che invece quella, non bisogna dimostrare. Ma perché quello conta. Quando, è la chiave di volta. È la chiave di volta, perché quando tu sei, hai lavorato su te stessa, sei consapevole dei tuoi desideri, vai avanti per le tue passioni, sai anche di fare il tuo lavoro in maniera diversa da come lo può fare un qualsiasi maschio competitivo, assetato di potere, gerarchico, eccetera, eccetera. Se poi ti vengono a dire che sei brava o è bella, sei bella ma anche brava, cioè, eccetera, eccetera, fondamentalmente ti fai una risata, perché è sciocco tutto ciò, non ha alcun fondamento, è ridicolo. Forse è necessario sottolineare ancora un altro passo. Se è vero che è importante partire dal dato imprescindibile dell'acquisizione della libertà da parte della donna, bisogna anche fare riferimento, come fa egregiamente la sociologa Anna Simone, all'importanza di un ulteriore dato, la complessità, la maggiore complessità della libertà della donna rispetto agli uomini, perché è vero che la donna ha da gestire la libertà su diversi fronti, perché ha il ruolo di madre e dovrà quindi affrontare scelte molto più delicate, e questo è un'altra chiave di volta del discorso del libero arbitrio da parte della donna. Sì, assolutamente sì, perché io chiamo complessità il mutamento sociale nel quale siamo immessi, perché è un mutamento paradossale. La tesi che io sostengo è che le donne oggi non vengono escluse dalla sfera pubblica, vengono incluse, ma a condizione che siano donne, nel senso che possano essere messe a valore le loro attitudini femminili, a prescindere dal fatto che loro lo vogliano oppure no. Quindi, diciamo, ho registrato un mutamento sociale, no? di sfruttamento di questo discorso sul femminile, soprattutto su scala economica, cioè sui modelli di management, sulle forme di inclusione costruite dal fattore D, eccetera. Ora, questa complessità in cui noi oggi siamo immersi e immerse, evidentemente, secondo me, va gestita tenendo conto di quello che io chiamo passaggio dal patriarcato al paternalismo. Il paternalismo è diverso dal patriarcato, perché il patriarcato escludeva le donne dalla scena pubblica, no? Quindi le teneva fuori, no? Comincia con il concetto di demos nell'antica Grecia, in cui c'era sì l'assemblea democratica, ma da cui venivano esclusi gli stranieri e le donne, e così poi si protrae nel corso dei secoli, sino alla modernità, fino anche al repubblicanesimo. Ora, Che cosa sta accadendo adesso? Adesso per questo è complesso il luogo e lo spazio di significazione in cui ci troviamo in questo momento. È successo che il passaggio, appunto, le donne non vengono più escluse, ma vengono incluse, cioè vengono incluse nel senso che tutti si preoccupano che ci siano le donne, tutti si preoccupano di fare le pubblicità progresso che includono le donne sono ovunque, le si chiama più o meno ovunque, seppure solo a parlare sempre degli stessi argomenti, eccetera, eccetera. E però poi tutto questo ha veramente a che fare con il riconoscimento dell'autorevolezza femminile? Io credo proprio di no, credo che sia come dire, un espediente politically correct, molto di moda,
per dimostrare che appunto molti tengono alla presenza delle donne in politica o in altri luoghi. Io credo che tutto quello che questo sta producendo deve farci riflettere e deve ridarci la forza per mettere in discussione questo sistema e prendercele noi le cose. Cioè, a me non interessa che il rettore della mia università piuttosto che il direttore del dipartimento mio mi conceda un ruolo nel mio dipartimento. Se io lo voglio, me lo prendo. Questo credo che sia il miglior messaggio da inviare alle donne del futuro e a quelle che stanno crescendo e stanno maturando la propria personalità. Anna Simone lancia anche un messaggio con l'evidenza di cui parlava Virginia Woolf quando diceva in una stanza tutta per sé: le donne non scrivono libri sugli uomini. Che cosa c'è da augurarsi per il futuro? È la scrittura delle donne sugli uomini o degli uomini sulle donne? Che gli uomini scrivano su se stessi e che prendano coscienza di avere un ruolo della società identico a quello che hanno le donne, che quindi si assumano la loro crisi. Grazie Anna Simone, la ringraziamo moltissimo e speriamo di averla presto di nuovo qui a Foggia con una nuova ricerca e con nuovi percorsi da affrontare, con cui confrontarsi. It's something he can't see.